La giornata mondiale per le malattie Esatto. rare e noi vogliamo parlare della cosa, poi magari ci addentreremo nello specifico anche su una particolare sindrome, insomma, però diamo il buongiorno innanzitutto alla dottoressa Rossana Grossi, psicologa dell'Associazione Regionale Sindrome di Prader-Willi. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, E buongiorno a tutti. grazie della sua presenza. Ma grazie a voi di darmi questa bellissima occasione. È Ditemi qua. un'occasione, appunto, quella di poter parlare proprio in questa giornata, che è la giornata che viene a livello internazionale dedicata alle malattie rare. Ecco, insomma, proprio in quanto rare, spesso ci sono anche nomi particolari, non tutti sono Spesso molto. sconosciuti, dobbiamo dirlo, Esatto. dottoressa, anche cioè nel senso, spesso si parla poco di queste malattie ed è bello poterne parlare con lei, capire anche quanto si fa, quanto si potrebbe fare, quanto si dovrebbe fare e invece non si fa. Certo, E allora certo. partiamo anche da quanto è importante una giornata come questa per sensibilizzare e far conoscere. Questa è una giornata importantissima per il semplice fatto che la caratteristica che più delinea questa malattia è proprio la loro rarità. Se ne parla poco, anche perché i pazienti apparentemente sono rari. In realtà si parla di milioni di persone affette da queste malattie. Ecco, vorrei precisare questo. Per parlare di rarità occorre che siano colpite pochissime persone, una persona ogni 5.000 per parlare appunto di rarità. Quindi cosa succede? Che molto spesso mancano le possibilità di una diagnosi precoce, mancano le possibilità di una cura e soprattutto manca ancora oggi un sistema di rete tra specialisti, tra centri di riferimento delle risposte concrete sia ai pazienti che alle loro famiglie, in quanto dobbiamo anche prendere in considerazione il fatto che un 30% colpisce proprio i bambini e quando si parla di bambini si parla di un mondo, si parla del futuro e si può fare veramente tanto. A livello mondiale ci sono tantissime iniziative, questa giornata che è la decima giornata, quindi già sono 10 anni che si sta cercando di creare un tam-tam, diciamo una risonanza a livello mondiale, si sta facendo tanto perché i vari specialisti stanno lavorando per connettersi, per riunire le proprie competenze, quindi fare in modo che si possano dare delle risposte concrete a queste malattie. Non dimentichiamo che in Italia si parla di circa 2 milioni di persone colpite, per arrivare a parlare di 30 milioni in tutta Europa, quindi è una rarità, nel È senso una che le rarità che persone, non è tanto rara, insomma. appunto, quindi anche uno dei due slogan di questa giornata è proprio questa rari ma non invisibili, e con la ricerca si può veramente arrivare all'impossibile e trovare effettivamente soluzioni eccezionali, ci vuole Dottoressa, da tanta questo volontà. punto di vista come siamo messi in Italia? Perché tanto spesso si parla invece dei pochi fondi che mancano alla ricerca. Sono stati Sì, fatti dei passi in avanti? guardi, per fortuna in questi ultimi anni tanto è stato fatto, sono stati istituiti dei registri sia nazionali che regionali appunto su queste malattie. E, ad esempio in Emilia-Romagna proprio a luglio dello scorso anno è stato proprio presentato un registro che racconta lo stato dell'arte, ci dice che ci sono ben 20.828 persone affette da malattie rare. Sono stati individuati 22 centri di riferimento in regione, insieme a tutti gli altri in Italia. Chiaramente la distribuzione lì è un po' la macchia di leopardo, perché dipende da tante problematiche burocratiche e varia natura. Non ultima quella economica, perché effettivamente le farmaceutiche possono essere poco interessate a investire in quelli che vengono chiamati farmaci orfani, e il nome dice tantissimo, però si sta facendo veramente tanto, i numeri ce lo dicono, nel senso che questa attenzione alle malattie rare, anche per le interfacce che ci possono essere tra le varie malattie, e soprattutto la possibilità di trovare durante questi trials clinici proprietà curative
effettivamente insperate per altre malattie, è comunque un risultato importante. Insomma, e allora quindi... c'è la cura, dottoressa, c'è il desiderio di trovare anche delle soluzioni per i bimbi, ma per gli adulti anche, sì, che vivono una patologia così rara. Però credo anche, perché mentre lei parla, insomma, per chi ci segue in TV, vediamo anche delle immagini particolari, tra, sì, l'altro molto belle, insomma, che per chi ci segue in TV, anzi, se c'è la possibilità, forse vale la pena vederla. Ecco, e invece, sì, le chiedo faccio una domanda sulla questione della rete, di come anche nei confronti, ad esempio, di bimbi che soffrono di malattie rare, la rete del welfare, del sociale, delle istituzioni, delle famiglie insieme, come possono migliorare anche il percorso di vita di un bimbo che cresce con una malattia rara? Perché, insomma, dicevamo rari ma non invisibili, ma poi bisognerebbe anche che ci fosse tutta una rete di accompagnamento e alla famiglia, certo, e ai piccoli, perché effettivamente siano visibili e possano portare anche il loro valore aggiunto nella società. Assolutamente. Ecco, per dirle quanto il lavoro è lungo, lento, ma comunque in progressione, le posso dire che nel 2004 c'è stata una delibera della giunta regionale che appunto ha istituito questi 22 centri, però all'interno praticamente sono state istituite delle unità operative appunto volte alla prevenzione, alla sorveglianza e alla cura, insomma, delle singole patologie rare. Inoltre, parallelamente a questa rete regionale, sono state istituite proprio delle reti assistenziali per singole malattie o gruppi di malattie simili. Poche finora, perché non dimentichiamoci che le malattie rare sono stimate tra 6.000 e 8.000. Quindi le lascio immaginare la difficoltà di istituire dei centri appositi. Però si sta cercando di organizzare tutto secondo un modello che viene definito hub and spoke, cioè nel senso si cerca di individuare un centro di riferimento principale, come può essere il Malpighi, Sant'Orsola di Bologna, che è un centro per le malattie rare in regione, direi il più importante ed è un'eccellenza a livello nazionale. Ecco, che potrebbe essere proprio, diciamo, il perno di questa ruota da cui partono vari raggi. Hub and spoke proprio si riferisce all'immagine della ruota con i raggi, e appunto questi raggi dovrebbero sempre più essere collegati come altri centri minori di riferimento a cui le famiglie possano rivolgersi per avere delle risposte. Ecco, queste risposte sono rarissime e non sono sempre facili da trovare. Basti dire che ci sono situazioni in cui la diagnosi arriva dopo anni di ricerca. Quando arriva? Nel senso che non è sempre facile anche solo arrivare alla diagnosi, perché a volte ci sono situazioni talmente tanto complesse e non definibili in rapporto alle conoscenze attuali, per cui davvero a volte manca la risposta. Quando un genitore ti chiede: ma mio figlio cos'ha? Cos'è che lo, qual è la sua patologia? E i sanitari molto spesso si trovano nell'impossibilità di poter dare una risposta. Dottoressa, e quanto è importante anche in questa situazione di incertezza far sì che le famiglie non si sentano sole, perché è questo uno dei problemi anche. Ecco, dare una risposta univoca non è facile, nel senso che le direi, ci si augura che ci siano sempre sanitari pronti ad avere una visione globale della famiglia e quindi attenti e sensibili a quelle che sono delle necessità, oserei dire, primarie, perché l'angoscia, il senso di smarrimento, il senso di solitudine che queste famiglie vivono è veramente a volte indescrivibile. Si può fare tanto a livello di associazionismo e io mi ritengo fortunata come professionista a poter lavorare con questa Ollus, che è l'associazione appunto Sindrome di Paderville dell'Emilia Romagna, che
mette la mia figura, quindi la figura di una psicologa, a supporto di queste famiglie. Sappiamo che la competenza è fondamentale, perché comunque sono patologie diverse, sono sindromi diverse, sono malattie diverse, quindi anche approcciarsi, trovare e aiutare le persone poi ad approcciarsi certo. Ai bimbi, ad esempio, pensiamo anche perché forse è il primo impatto sociale, no? Anche nella scuola con i compagni, è vincente, forse è l'unica strada vincente che ci può essere. Bisogna attivare tutte le agenzie e tutte le risorse possibili, nel senso questa rete internazionale, questo collegamento sempre più stretto tra i vari laboratori di ricerca è utilissimo, perché è innegabile che la speranza di tutti è trovare, non dico il farmaco che molto spesso è impossibile da trovare, ma trovare effettivamente una possibile risposta che permetta, se non la guarigione, è molto spesso impossibile, si parla da anni di terapia genica, ma siamo lontanissimi da poter trovare una possibile applicazione pratica in larga scala. Ecco, tutto quello che si può fare, diciamo, per supportare le famiglie, metterle nelle condizioni di poter vivere al meglio la condizione di disabilità, che molto spesso coinvolge appunto ed è conseguente a queste malattie, è già tantissimo. È da quello che permette effettivamente di continuare poi a vivere. La scuola è l'ente privilegiato, perché nella scuola si costruisce l'idea di socialità, l'idea di inclusione, e si costruisce la persona del domani, anche se questa persona può avere una malattia rara e può essere anche di conseguenza in una condizione di disabilità. Importantissimo il lavoro appunto di ricerca nelle università, il fatto di poter studiare, di poter, come dire, ampliare le proprie conoscenze, ma ancor di più quello che fa la differenza è la possibilità di mettere in rete le proprie conoscenze, ed è quello che si sta cercando di fare in questi anni con le varie agenzie a livello mondiale, da Orphan, come dicevo prima, Uniamo, insomma, a tutte quelle condizioni, insomma, e quelle istituzioni che fanno effettivamente ricerca e che devono condividerle con chi poi potrà dare delle risposte. Quindi è un insieme sistemico, diciamo. Lei è un prima però ha detto una parola difficile. Lei dice: io sono la psicologa dell'associazione Pradervilli, come riferimento anche in regione. E qui probabilmente qualcuno ha già alzato le orecchie e dice: ma non l'ho mai sentita dire questa parola. Ecco, ma non è strano, nel senso che... Rassicuriamo tutti, non è strano non averla sentita. Non è strano, assolutamente. Ma proprio perché siamo nell'ambito della rarità. E non nego che molto spesso gli stessi sanitari hanno difficoltà ad inquadrare subito il termine, perché siamo in una condizione di rarità. La sindrome di Pradervilli colpisce un bimbo ogni 15.000-30.000. Ecco, infatti anche questi dati, c'è una forbice così ampia, insomma, perché dire 15.000 e 30.000 è dire uno il doppio dell'altro. Ecco, questo ci dice tanto anche sulla difficoltà di far diagnosi, anche di, come dire, fare il censimento di queste persone. Io seguo in regione una ventina di famiglie circa, però diciamo, se noi pensiamo alla prevalenza, dovrebbero essere perlomeno il doppio. È una sindrome che è rara, poco conosciuta, e quindi devo sempre spiegare, insomma, a grandi linee di che cosa si tratta. È una malattia genetica a carico di un cromosoma. Molto spesso le malattie rare sono malattie genetiche, perché nascono praticamente con l'individuo. C'è una buona parte invece che si può acquisire anche nell'età adulta, in seguito magari a vari fattori che possono essere ambientali, alimentari, però fondamentalmente, insomma, la parte più importante è quella genetica. E in questo caso la sindrome di Pradervilli vede il cromosoma 15 interessato. Ecco, una piccola mutazione, diciamo, a livello di questo cromosoma crea una condizione a cascata di problematiche che interessano un po' tutti i distretti dell'organismo. La caratteristica più importante di questa sindrome è proprio il fatto che viene inibito il senso della sazietà. La mutazione agisce a livello dell'ipotalamo, che è una struttura centrale del nostro encefalo, e questi bimbi intorno ai 2 anni e mezzo, 4,
praticamente cominciano a sentire una fame incoercibile, cioè sì, proprio una fame, sì, che non è controllabile, non è gestibile dalla volontà, ma peggio ancora, non è gestibile nemmeno con farmaci. Ad esempio, anche qui le ricerche sono state tantissime, farmaci anoressizzanti abbiano un effetto quasi opposto, insomma, in queste persone. E questa fame che non si riesce a controllare a livello proprio compulsivo porta, come potete ben immaginare, a una condizione di obesità. E quindi con questo con poi con tutte le problematiche, certo, che ne sono legate. Ci fa capire, dottoressa, che c'è un mondo da scoprire, spesso sì, proprio che a noi, insomma, rimane anche, a meno che di avere una conoscenza o un'esperienza di questo tipo, e credo che sia importante invece farlo conoscere nello specifico delle malattie, ma in realtà anche proprio nella necessità di costruire una relazione tra i vari soggetti. Lo diceva lei prima, e non a caso, grazie, forse in questo possiamo dire che siamo fortunati a vivere in Emilia Romagna, anche proprio nel nostro territorio a Rimini, ci sarà un appuntamento per parlare di un'alleanza possibile, necessaria, che non deve essere rara in questi casi, proprio tra famiglia, scuola e società, perché poi sappiamo, e le immagini che per chi ci segue in TV o su Facebook, insomma, visto, vediamo che poi un lavoro insieme rende anche la possibilità veramente di un'integrazione piena nel contesto con degli altri bimbi in una situazione comunque di vita bella, mi verrebbe da dire così, con tutte le fatiche, perché non le dobbiamo mai dimenticare. E domani voi parlerete di questo, anzi no, giovedì, quindi insomma andiamo nella giornata di giovedì. Come nasce questo incontro e di che cosa cercherete di parlare, insomma, di mettere l'attenzione su che cosa? Sì, ecco, proprio per dire la rete, le occasioni, le risorse. Come vi dicevo, io lavoro ormai da diversi anni con questa associazione e su tutto il territorio dell'Emilia Romagna. Chiaramente le famiglie sono a macchia di leopardo, nel senso che ce ne sono un po' a Piacenza, un po' a Parma, un po' a Bologna e appunto un po' nella zona di Rimini. Nella zona di Rimini una famiglia che ha appunto una bimba che frequenta la prima elementare presso l'Istituto Comprensivo Enrico Fermi di Rimini, appunto mi ha messo in contatto con l'insegnante di riferimento, poi con le varie figure che hanno permesso di realizzare questa giornata, e da lì è nato appunto il progetto di dire camminiamo insieme. Quindi questa giornata verrà spesa, diciamo, in questo modo. Al mattino farò dei laboratori in varie classi, quindi sia la scuola media, il centro universitario comprensivo si occupa di bimbi sia nella primaria che appunto che alla scuola media, anche la scuola dell'infanzia, che però in questo caso non abbiamo coinvolto. Ecco, quindi la mattina si lavorerà sia alla scuola media che alla scuola che nelle varie plessi, perché sono anche è un istituto comprensivo molto esteso, sono 1700 alunni, ecco, quindi abbiamo dovuto scegliere proprio per una questione di tempi, e si faranno dei laboratori dove si parlerà di rarità prima di tutto, poi di disabilità, e cercheremo di capire come si può davvero camminare insieme con la visione di alcuni filmati e con alcuni giochi esperienziali, insomma, che ci faranno capire come si può stare bene insieme. E poi nel pomeriggio, appunto dalle 16 alle 18, ci sarà questo seminario, diciamo questo incontro formativo, dove appunto parlerò della rarità e della disabilità che comporta, con un'attenzione particolare appunto sulla sindrome di Prader-Willi, che è quella che meglio conosco. È un'occasione per parlare di rarità partendo da una condizione assolutamente concreta e visibile proprio nella scuola che è frequentata da questa bimba. E penso che per una scuola che si apre a questi temi, insomma, credo che sia già una bella opportunità, sì, no, dottoressa? Assolutamente, perché è stato aperto poi un po' a tutto il territorio, esatto. Sono stati invitati vari operatori, cioè non è stata è stato bellissimo vedere come si può pensare a una rete
buttando, diciamo, inviti veramente a tutto il territorio, quindi sono stati invitati l'USL, che altre scuole. E infatti lo diamo, dottoressa, questo incontro, la mattinata giustamente dedicata ai ragazzi, e sì, deve, è un loro spazio importante. Poi il pomeriggio dalle 16 esatto, alle 18 nell'auditorium sì, della scuola media Fermi, un convegno sì, aperto appunto ad educatori, medici, docenti, genitori e anche tutti quelli che operano con la disabilità. Io direi anche a solo a chi volesse capirci qualcosa in più, imparare a conoscere e farsi un'idea, perché insomma poi è una buona occasione, in tutta umiltà, nel senso che non intendo, come dire, dare delle linee guida o dare chissà quali risposte. Noi dobbiamo cercare di costruire in tutti i contesti possibili, e questa giornata e la disponibilità di questa scuola, della preside, della dirigente, insomma, poi questa disponibilità, questa voglia effettivamente di condividere e di portare, diciamo, dare spazio, insomma, a una condizione così rara come questa. Ecco, questo è veramente importantissimo, costruire dei contesti dove si possa parlare di quello che è la normalità della disabilità. Ecco, questo è un altro slogan della nostra associazione, perché la rarità, e io abbino spesso la disabilità perché è molto spesso così, ecco, è presente in noi, cioè non è qualcosa di strano, non è qualcosa di estraneo, non è qualcosa da espellere, ma fa parte di noi. E se noi fossimo così attenti e disponibili a vedere e quindi a capire quanto valore e quanto vantaggio c'è nell'includere tutti, compresi questi bambini, veramente ci arricchiremo enormemente e saremmo, io posso dire, più felici, veramente più felici. Con questo messaggio noi la ringraziamo dottoressa, sì, sperando che siano in tante le persone che accolgono il suo e il nostro invito, ci sentiamo in qualche modo di rilanciarlo sì, pienamente. Grazie mille, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, grazie infinite, a presto.